Una situazione eccezionale e complessa, quella che il nostro paese sta vivendo per gli incendi. Così il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti in un'informativa in aula alla Camera, in cui ha ricordato che dal 10 al 17 luglio sono stati richiesti oltre un terzo degli interventi antincendio dall'inizio dell'anno, oltre 300 in una settimana, la cifra più alta dal 2007 a oggi. Parlando delle eventuali carenze e difficoltà operative, Galletti ha detto che ci sarà tempo per discutere e verificare, ma oggi siamo tutti impegnati per l'emergenza a fianco degli operatori e delle comunità colpite dai criminali piromani. Questi ultimi, sottolinea poi, grazie alla legge sugli ecoreati, possono venire condannati a oltre 20 anni di carcere, una pena ritenuta da Galletti assolutamente adeguata. Due in particolare motivi delle maggiori criticità. Da un lato la forte siccità di questa stagione con temperature elevate e forti venti. Dall'altro la gravissima recrudescenza di episodi dolosi, la stragrande maggioranza delle cause degli incendi. Galletti ha lanciato anche un piano per riportare il verde lì dove ora i roghi hanno lasciato soltanto cenere. Un programma nazionale di riforestazione delle aree protette colpite dalle fiamme che prevede un primo stanziamento di 5 milioni di euro. Un'informativa deludente e inefficace per il Movimento 5 Stelle. Citando i piromani dei boschi, spiegano i parlamentari pentastellati, dimostra di non avere contezza dell'emergenza nazionale che il Paese sta vivendo. Le nostre città e i nostri boschi sono sotto attacco criminale. Per tutto questo annunciamo la presentazione di una mozione di sfiducia contro il ministro dell'Ambiente. Sulla base dei 56.000 ettari bruciati in questi primi 5-6 mesi, 26.000 solo nelle ultime due settimane, l'incompetenza di aver tradotto il governo in pura e mera economia, perché in questo governo si è parlato sempre e solo dell'ambiente come qualcosa da sfruttare. Faccio gli esempi dello sblocca Italia e questo è l'ennesimo esempio del governo Gentiloni, Renzi e del ministro Galletti, che le persone sono oltre che incompetenti. Credo che stiano dando un messaggio abbastanza diabolico del nostro ambiente.